Amiche ed amici appassionati della grande palaspicchia italiana, buonasera e benvenuti nel nostro canale, ragazzi. Facciamo un po' un recap della seconda giornata del massimo campionato di basket di Serie A. Un video che non devo uscire perché stasera ci sarebbe dovuto essere il post partita Juventus-Napoli, ma sappiamo tutti come è andata a finire, o meglio, come non è iniziata, e quindi ho deciso di virare appunto a vedere il posticipo fra Cantù e Pesaro dopo aver visto a spezzoni altre partite. Comunque, parliamo innanzitutto proprio di quest'ultima partita che ha visto trionfare l'Acqua San Bernardo Cantù per 81-72 sulla squadra allenata da Yasmir Repeša. Vittoria secondo me meritata per la squadra di Cesare Pancotto, che ha dimostrato di avere quel qualcosa in più in campo, aiutato ovviamente anche dal fattore campo, visto che si giocava al Paladesio. Però comunque ho visto una squadra che voleva di più questa vittoria. Ho visto tante, tantissime conclusioni forzate da parte di Pesaro. Segno evidente che la difesa canturina ha lavorato molto bene. Sugli scudi, ovviamente, Jamie Smith, che è andato in doppio-doppio, mi sembra. Davvero è fantastico il giocatore ex Dinamo Sassari. Jamie Smith che stava rischiando di riaprire la partita perché Cantù è sempre stata davanti, poi però c'è stato un parziale di 18-3 fra il terzo e il quarto quarto, che ha riportato sotto Pesaro addirittura con il sorpasso che è avvenuto ai danni della squadra allenata da Pancotto. Successivamente si riporta avanti Cantù di quasi 10 punti e Cantù lì inizia a fare stupidaggini, inizia a perdere palle banali, fallo antisportivo di Jamie Smith su Jesse Robinson. E tutte queste cose qua. E riporta la Carpegna a meno 6. Però la Carpegna non riesce ad andare oltre, quindi la partita finisce così. Finisce con la vittoria di Cantù. Vittoria secondo me meritata. Anzi, vorrei salutare tantissimo Eddie Dembischi, con il quale qualche volta ho parlato, e Sandro De Pol, perché è un gradito ritorno quella del basket sulla Rai, quindi sono contento, sono contento. E parliamo adesso di tutte quelle altre partite che invece ho visto su Eurosport. Allora, innanzitutto c'è stato ieri sera il colpaccio da parte di Reggio Emilia, che vince contro Trento e lascia la squadra allenata da Brienza a 0 punti. Io Trento quest'anno la vedo messa maluccio per una squadra con grande potenziale, quindi occhio, potrebbe far bene, però potrebbe anche lottare per la salvezza. Poi altra vittoria esterna dell'Umana Reyer Venezia 83-66 su Cremona, partita dominata, squadra a punteggio pieno, eccetera. Poi vabbè, Milano fa un altro campionato, cioè Milano proprio è la partita che forse ho visto di meno insieme a quella della Reyer, perché c'è, cioè, veramente non mi viene di vedere Milano, che ha tutte ste stelle, però vince di 40 punti contro Treviso, veramente assurdo. Ringrazio innanzitutto il Televideo. Parliamo di quello che è il big match di questa giornata: Brescia contro Segre Federico Bologna, che davano addirittura anche sullo Sport 2. Che dire, veramente ha faticato tantissimo la squadra di Bologna contro un'ottima Brescia, veramente. Esposito ha messo in campo un'ottima Brescia, e in queste situazioni di punto a punto devo dire che, se fossimo nel calcio, il risultato migliore sarebbe il pareggio. Però arriva una vittoria fondamentale per Bologna, che va a 4 punti. Comunque c'è da dire che Brescia è comunque a 2, quindi, anzi a 0, scusate, a 0, scusatemi tanto. Però se fosse entrata quella tripla di Vitali, oppure quella l'azione successiva, non saremmo qui a parlare di una sconfitta di Brescia. Poi parliamo, scusate, Doyle, la tripla di Doyle che condanna il banco di Sardegna Sassari alla prima sconfitta in campionato, in casa al Parraserra di Migni. Io poi veramente non mi rendo convinto di come Gentile sia un ottimo tiratore da tre, però sbaglia nei momenti fondamentali della gara. Anche l'anno scorso, quando fummo eliminati dal San Pablo Burgos in Champions League, a gara 1 sbagliò due triple fondamentali nell'ultimo minuto. Spiace, però ha sbagliato anche oggi e aveva mandato al bar il suo marcatore.
Era una tripla dall'angolo aperta e lui l'ha sbagliata. Staremmo a parlare di un altro risultato, staremmo a parlare di una vittoria di Dinamo anche in questo caso, che ci dobbiamo fare. Ancora una volta ci purga per pochi punti Trieste dopo l'anno scorso, l'incubo dell'Obito Fernandez. Poi parliamo di un'altra partita molto bella con l'affermazione esterna della squadra di Massimo Bulleri che va a 4 punti e lascia una Fortitudo Bologna orfana di Adrian Banks a 0. Veramente. Sta mancando secondo me i leader in questa squadra e un po' anche la chimica di squadra. Invece Bulleri devo dire che nonostante questa squadra non sia stata creata su immagine e somiglianza, sta facendo davvero molto molto bene. Speriamo bene perché è una squadra per come è stata costruita che mi piace davvero tanto. Con Luis Scola e compagni. Poi partita dominata da Brindisi contro Roma 92-67, niente da dire. Comunque vittoria importante questa di Cantù anche perché c'è da dire che secondo me queste due squadre hanno lo stesso obiettivo, la salvezza. Quindi è una vittoria che vale più di 2 punti, quella della squadra allenata da Cesare Pancotto. Detto questo, ragazzi, probabilmente faremo lo stesso video domenica prossima, visto che non ci sarà la serie di calcio, quindi ci sposteremo sulla palla a spicchi. Nel frattempo finirà sicuramente l'NBA, quindi l'ombelico del mondo cestistico diventa ovviamente l'Italia. Per me lo è sempre, però per altri, per quelli che dicono di seguire il basket e seguono soltanto l'NBA, no. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!